Guarda, ho qua davanti una persona molto importante. Non posso farla aspettare. Chi cazzo sei tu? Ma come salta tutto? Mi ha obbligato. Ci sarebbe da tenere mio figlio, guarda, c'ha 10 anni. Capito, ma è il mio compleanno. Tanti auguri. Remo ha l'asma. Qui c'è l'Asmolin, glielo dà in caso di bisogno. Mamma? Compleanno di Andrea. Stasera si sboccia. Sonnifero. Sonnifero? Sì. Ma siete scemi? Un po' di LSD non volete darglielo? Adesso iniziamo col sonnifero. E lì come va? Tutto bene. Oh, vai a preparare la jacuzzi, va. Ma chi è questa? È idraulico. La polizia. C'è stato un problema a casa sua questa notte. Però abbiamo organizzato l'unità di crisi. Mi scusi, ho trovato questa. Ci sono su dei filmati. Forse è il caso che... Alla bomba! Il mio Mercedes. Cosa brutta. No! Mortasce, il vecchio di Apple, uguale, è proprio lui! Certamente un'importante combinazione di coglioni, ma non criminali. Vecchio di Apple! Vecchio di Apple! Ma sei scemo! Che gli ho messo pure il casco, gli ho messo il casco! Adesso recito il cavo madre. Ragazzi, ma non avete veramente vergogna di nulla, cazzo! La Francia non è proprio Hollywood, però è uno dei paesi dove il cinema è un'industria che va veramente a gonfie vele e i film prodotti in patria non temono i blockbuster americani, direi, no? Spesso, infatti, i successi dei film francesi attirano l'attenzione di produttori di altri paesi che sperano di ottenere buoni risultati, praticamente adattando vicende e personaggi ai costumi locali. Ecco, oggi parliamo proprio di questo, cioè parliamo proprio dei remake italiani dei film francesi. E ce ne sono veramente tantissimi, ma considerando solo quelli più recenti, ovviamente non possiamo non menzionare, anche per fare un veloce confronto tra le industrie, il film Giù al Nord, che ha avuto il più alto incasso mai registrato nelle sale francesi, cioè 193 milioni di euro. Wow. Mentre il più alto incasso al box office italiano è praticamente un ex aequo, un po' strano, un ex aequo tra Avatar e Quo Vado, ebbene sì, entrambi con 65 milioni. Ispirato, e di parecchio, da Giù al Nord, deriva il remake italiano Benvenuti al Sud, che ha poi generato anche il sequel Benvenuti al Nord, per un incasso complessivo di 57 milioni. Ottimo risultato. Un altro recente successo francese rifatto in Italia è Il nome del figlio. Il film di Francesca Archibugi con Alessandro Gassman, Michaela Ramazzotti e Valeria Agolino è tratta dalla pièce teatrale Le Prénom, che ha dimostrato di funzionare molto bene anche al cinema, grazie all'omonimo film diretto dagli stessi autori Alexandre de la Patellier e Mathieu Delaporte, intitolato da noi, tradotto Cena tra amici. Da poco al cinema abbiamo visto Un paese quasi perfetto, remake italiano del recentissimo Un village presque parfait di Stéphane Meunier, che a sua volta è il remake di un film francofono, il canadese La Grande Séduction, nella versione italiana diretto da Massimo Gaudioso con Fabio Volo, Silvio Orlando e Nando Paone. Fra poco invece sui grandi schermi arriva il remake italiano di un'altra recente commedia francese di grande successo, Babysitting, co-diretto da Nicolas Benamou e dalla giovane star del cinema francese Philippe Lachaud, che ne è anche protagonista. La commedia ha già avuto un sequel in Francia, nella versione italiana intitolata I Babysitter, diretta da Giovanni Bognetti, che ha anche adattato la sceneggiatura dal copione francese. Vedremo come protagonista Paolo Ruffini e accanto a lui Diego Battantuono, Simona Tabasco e Francesco Facchinetti. Un cast un po' particolare, un po' strano direi. Per oggi è tutto. Fatemi sapere se vi ricordate anche voi un film francese che vi è piaciuto particolarmente e che vi sentite di consigliarci, dai. Ci vediamo prestissimo con nuovi video. Ciao a tutti da Valeria.